amici, lui è Daisy e io sono Bo, il mago. Siete pronti a partire? Ladro di peluche. Ciao amici, che bello vedervi di nuovo. Il peluche preferito di Daisy, il coniglietto Randolph, è scomparso. Randolph, dove sei? Daisy vuole molto bene il suo peluche. C'è soltanto una persona che può dirci dove si trova. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Vi va! Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci. Dobbiamo entrare nella nostra bozzona. La bozzona! Coraggio, amici miei! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto. Così entreremo in azione presto presto! Create la vostra bozzona! Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago! Mettetevi al centro della vostra bozzona! Puntate il dito in aria, così... Adesso ruotatelo per benino! Continuate a ruotarlo! Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date e il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Sembra che qualcuno abbia bisogno di un abbraccio! Il peluche preferito di Daisy è scomparso! Vuoi dire il coniglietto Randolph? Dove potrebbe essere? Fatemi vedere! Ah! Il baco a braccio ha preso il tuo peluche! Un baco a braccio? Chi è? Il baco a braccio abbraccia tutto il mondo! Preferisce abbracciare che giocare al giro tondo! Prende i peluche che non sono suoi per abbracciarli e non ridarli mai! Non è cattivo, ve lo posso giurare! Lui vuole solamente abbracciare! Con questo vuoi dire che il baco a braccio potrebbe prendere i peluche e i pupazzi di tutto il mondo? Sfortunatamente sì, Bo! C'è soltanto una cosa da fare. Trovare questo baco a braccio e fermarlo prima che prenda i peluche di tutti quanti. Per trovare il baco a braccio dovete entrare nella camera delle porte. La camera delle porte! Aprire 3 porte, non una di più. Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate. Ecco, guardate. Il baco a braccio! Il coniglietto Randolph! Trovate quelle 3 porte e troverete il baco a braccio! Grazie mille, mago! È stato un piacere! Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione!
dobbiamo trovare 3 porte. Per far apparire la prima porta dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a 3, poi correte con me. 1, 2, 3, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti! Ma aiutatemi, forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima Bo Potenza! Forza, amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla prima porta! Una soffice pecorella! Soffice come il coniglietto Randolph! Non preoccuparti, Daisy! Ritroveremo il peluche a cui vuoi bene! È chiusa! Occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete! Come un gigante! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Su, le braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Oltrepassiamo la porta della soffice pecorella. Beh! Beh! Oh, wow! Quante pecore! Vedete la nostra prossima porta? Guarda! Eccola lì! Coraggio, amici miei! Facciamo presto! Passare, pecorelle! Wow! Queste sciocche pecorelle non ci fanno passare! Cosa Bo e i suoi amici devono fare? Benvenuti sul ponte delle soffici pecorelle! Le pecorelle fanno la guardia al ponte unendosi saldamente! Non vi faranno passare, toglietevelo dalla mente! Forse c'è un piccolo spazio per sgattaiolare, ma dovrete contorcervi e strizzarvi per poterlo fare! Ma come faremo a strizzarci e a passare tra queste pecore? Sono così vicine le une alle altre! Per attraversare il ponte delle pecore dovrete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per infilarci e passare tra le pecore? Una foca che applaude? Una medusa che si dimena? O un elefante che calpesta? Una medusa che si dimena? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per infilarci tra queste soffici pecorelle, dobbiamo dimenarci come delle piccole meduse! Daisy sembra una grande medusa verde!
Coraggio, amici miei, diventiamo piccole meduse anche noi. Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre. Poi fate come me. Uno, due, tre, via! Per passare tra le pecorelle dobbiamo divincolarci su e giù, infilarci e spingere e dimenarci sempre più. Dimenatevi, dimenatevi più che potete, perché le pecorelle stanno strette, vedete? State facendo un ottimo lavoro! Oh oh! Mi serve altra energia! Dimenatevi con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Fate come le meduse che sono in fondo al mare, per aiutare me e Daisy a passare! Bravissimi, così! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima potenza! Non mollate, medusine! Siamo quasi arrivati! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato il ponte delle soffici pecorelle! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici! Ballate con noi! Davvero un bel ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Un orsacchiotto! Io adoro gli orsacchiotti! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! No? Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come un albero! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Su, le braccia tendiamo! E saliamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Forza, oltrepassiamo la porta dell'orsacchiotto! Coraggio! Oh, che teneri orsacchiotti! Gli abbracci degli orsacchiotti sono i migliori! È tutto appiccicoso qui! Wow! Gli orsacchiotti hanno fatto un bel pasticcio con il loro miele! Voi vedete l'ultima porta? Guarda! Eccola lì! Camminare su questo terreno appiccicoso non si può più! Come faremo a raggiungere la nostra porta laggiù? Benvenuti al picnic degli orsacchiotti appiccicosi! Gli orsacchiotti hanno versato il loro miele sciaguratamente, perciò non si può camminare sul terreno tranquillamente. Passi piccoli e veloci sui tronchi caduti è necessario fare e sarà super facile alla meta arrivare! Passi piccoli e veloci sui tronchi caduti. Per camminare sui tronchi e superare il miele degli orsacchiotti, dovrete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Quale animale dovremmo imitare per fare passi piccoli e veloci rimanendo in equilibrio sui tronchi? Un pinguino che ondeggia? Un cavallo che galoppa? O un pesce che nuota? Un pinguino che ondeggia? Ottima scelta! D'accordo, amici miei. Per raggiungere la nostra porta dobbiamo fare passi piccoli e veloci come quelli dei pinguini.
state a guardare me. Daisy è un pinguino perfetto. Coraggio, amici miei, facciamo i pinguini anche noi. Siete nella vostra bozzona? Bene! Ora conto fino a tre, poi ondeggiate con me. Uno, due, tre, via! Braccia lungo i fianchi, dritti come fusti. Saltate e ondeggiate per andare avanti giusti. Camminare come fanno i pinguini è davvero spassoso. Passi piccoli e veloci senza finire nel miele appiccicoso. Dolce! Forza, forza, forza! Oh, oh! Ho poca energia! Ondeggiate con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sta sentendo! Massima Bo' Potenza! Forza, forza! Continuate così, pinguini! Siamo quasi arrivati alla porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo oltrepassato il picnic degli orsacchiotti appiccicosi! Ci siamo riusciti, anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo', ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Coraggio, amici, ballate! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! Quell'orsacchiotto vuole abbracciarti! È molto, molto affettuoso! Wow! È un orsacchiotto caldo abbraccio! Scommetto che se hai voglia di un abbraccio, questo orsacchiotto è sempre pronto a dartene uno! Sarà meglio portarlo con noi, Daisy! Non si sa mai, potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! Il baco abbraccio! Non è chiusa! Coraggio, amici! Andiamo a riprendere il peluche preferito di Daisy! Sì! Wow! Guarda quanti peluche ci sono! Il baco abbraccio! A quanto vedo gli piace molto abbracciare! Oh, guarda! Il coniglietto Randolph! Non ce lo renderà! Se solo il baco abbraccio avesse qualcosa che adorasse abbracciare tanto quanto lui, in quel caso potrebbe smettere di prendere i nostri peluche. Niente abbracci adesso, Daisy. Sono occupata a pensare a qualcosa che il baco abbraccio possa abbracciare per sempre. Aspetta un momento! L'orsacchiotto caldo abbraccio! Bravo, draghetto Daisy, sei un vero genio! Datti da fare! State a guardare, amici miei! Ehi, baco abbraccio! Si vogliono davvero molto bene! Potrei riavere il mio coniglietto Randolph. Grazie. Abbraccio di gruppo.
abbracciarono felici e contenti. Fine. Sei felice, Daisy? Ah. Anch'io. Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici miei. Abbiamo convinto il Baco Abbraccio a restituire il peluche a Daisy. Ma anche il Baco Abbraccio è contento, perché finalmente ha un orsacchiotto tutto suo da tenere stretto per sempre. Anche grazie a voi. Siete ancora nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di Bo. Il ballo più sfrenato di tutti. Ci siamo riusciti. Anche grazie a voi. È ora del ballo di Bo. Ballate con noi. Forza, vediamo che ballo sapete fare poi. Ah.